Eccoci di nuovo qui per un altro capitolo del libro di Matilde. Il tritone. A metà della prima settimana di scuola, la signorina Dolcemiele disse alla classe: «Ho una notizia importante da darvi, perciò ascoltate attentamente. Anche tu, Matilde, posa quel libro e stai attenta. La direttrice ha l'abitudine di passare in ogni classe un'ora alla settimana, in un giorno stabilito. Verrà da noi ogni giovedì alle 2. Subito dopo pranzo. Perciò domani la signorina Spezia in due farà lezione al posto mio. Io sarò presente, naturale, ma potrò solo assistere in silenzio. Avete capito?» «Sì, signorina Dolcemiele», risposero i bambini in coro. «Vi avverto», continuò la signorina Dolcemiele, «la direttrice è severissima. Badate di avere i vestiti, il viso e le mani perfettamente pulite. Quando vi rivolge una domanda, alzatevi in piedi. Parlate soltanto se siete interrogati e alzatevi in piedi prima di rispondere. Non discutete con lei, non rispondetele male e non cercate di fare dispiritosi, altrimenti la farete arrabbiare. E se la direttrice si arrabbia, sono guai per tutti.» «Può dirlo forte», mormorò Violetta. «Sono sicura che vi interrogherà su quello che avete imparato questa settimana, e cioè la tabellina del 2. Perciò vi consiglio di ripassarla stasera e a casa. Chiedete alla mamma o al papà di farvela ripetere.» «E su che altro ci interrogherà?» chiese qualcuno. «Sull'ortografia. Cercate.» «Cercate di ricordare tutto quello che avete imparato negli ultimi giorni. Un'altra cosa. Sul tavolo dovrà esserci una caraffa d'acqua, con un bicchiere quando entrerà la direttrice. Li ritiene indispensabili quando fa lezione. Chi vuole incaricartene?» «Io», disse subito Violetta. «Bene, allora toccherà a te andare a prendere la caraffa in cucina, riempirla d'acqua e metterla sul tavolo con un bicchiere pulito e vuoto prima che cominci la lezione.» «E se in cucina non ci fosse neanche una caraffa?» chiese Violetta. «Ce ne sono almeno una dozzina, tutte destinate alla direttrice. Le usano in ogni classe.» «Non me ne dimenticherò», disse Violetta, «glielo prometto.» L'astuta mente di Violetta stava già riflettendo sulle possibilità che le si aprivano, grazie all'incarico di occuparsi della caraffa. Voleva fare qualcosa di eroico. Ammirava alla follia Ortensia, la bambina di quinta, per le sue imprese meravigliose, e ammirava anche Matilde, che le aveva fatto giurare di mantenere il segreto sulla faccenda del pappagallo e della tintura per i capelli. Ora toccava a lei. Doveva solo escogitare un piano geniale e sarebbe diventata un'eroina. Tornando a casa da scuola, quel pomeriggio cominciò a rimuginare sulla faccenda e d'un tratto le venne un'idea brillante. Cominciò a preparare il suo piano con la stessa cura del duca di Wellington, prima della battaglia di Waterloo. Certo, il nemico non era Napoleone, ma nessuno all'istituto, aiuto, avrebbe sostenuto che la direttrice fosse un avversario meno formidabile. Doveva essere astutissima e agire in grande segretezza, se voleva sopravvivere all'impresa. In fondo al giardino di Violetta c'era uno stagno fangoso, rifugio di una colonia di tritoni. Il tritone è un animale comune negli stagni e in genere è difficile vederlo perché è timido e ama la notte. Ha un aspetto davvero orrido, sembra un piccolo coccodrillo dalla testa tutta, è del tutto innocuo, ma non ne ha affatto l'aria. Lungo 20 cm, ha la pelle viscida, grigio-verdastra sulla schiena e arancione sul ventre. È un anfibio e può vivere sia nell'acqua che fuori. Quella sera Violetta andò in fondo al giardino, fermamente decisa a catturare un tritone, che è un animale velocissimo e difficile da acchiappare. Rimase sdraiata sulla riva, in pazienza attesa, finché ne vide uno bello grosso. Usando il suo berretto come rete, gli piombò addosso e lo prese. Aveva foderato d'erbe acquatiche l'astuccio delle matite per metterlo dentro, ma scoprì che non era facile trasferirlo dal cappello all'astuccio. L'animale si contorse e si dimenò come una pallina di mercurio, e per di più la scatola era un po' piccola per lui. Quando finalmente riuscì a infilarcelo, dove stare attenta a non troccargli la coda con il coperchio. Un bambino che abitava vicino a lei, un certo Gregorio,
Le aveva detto che se tagli la coda a un tritone, questa continua a vivere e diventa un tritone 10 volte più grande del primo. Grande quasi come un coccodrillo. Violetta non ci aveva creduto, ma non era disposta a rischiare. Alla fine riuscì a chiudere il coperchio senza danni e il tritone fu al sicuro. Dopo averci pensato un po', aprì un pochino l'astuccio per permettere alla povera bestia di respirare. Il giorno dopo portò a scuola la sua arma segreta nascosta nello zaino. Non vedeva l'ora di raccontare a Matilde il suo piano di battaglia. Anzi, avrebbe voluto raccontarla a tutta la classe. Alla fine però decise di non dirlo a nessuno. Era meglio così, perché in questo modo non avrebbero potuto denunciarla nemmeno sotto tortura. Arrivò l'ora di pranzo, c'erano salsicce e fagioli, la pietanza preferita di Violetta, ma lei non riuscì a mangiare. «Ti senti bene?» le chiese la signorina Dolciniere, che sedeva a capo tavola. «Ho mangiato troppa colazione e non potrei mandar giù niente adesso.» Subito dopo pranzo si precipitò in cucina e prese una delle famose carafe riservate alla signorina Spezzellino. Era una brocca grandissima di ceramica azzurra. Violetta la riempì e la portò in classe insieme a un bicchiere, posando il tutto sulla cattedra. L'aula era deserta. Rapidissima tirò fuori l'astuccio dallo zaino e lo socchiuse. Il tritone era immobile. Con delicatezza, tenendo l'astuccio sopra la caraffa, spalancò il coperchio e fece cadere il tritone nell'acqua. Lui si dimenò curiosamente per un attimo prima di tranquillizzarsi. Per farlo sentire più a suo agio, Violetta mise nella caraffa anche le erbe acquatiche. Era fatta, tutto era pronto. Violetta rimise le matite nell'astuccio umido e lo posò sul banco. Poi uscì per raggiungere gli altri bambini in cortile, prima che ricominciassero le lezioni.